Cari amici di Agronotizie, ben ritrovati. Tendenza per gli ultimi 15 giorni di settembre. Siamo ancora in una fase piuttosto calda ed estiva, ma con delle instabilità che attraversa le regioni settentrionali, centrali, un po' più ai margini il sud, con tanta umidità e caldo, caldo praticamente da piena estate. Ma dal weekend, entro il weekend in poi, da prima al nord, poi al centro e poi al sud, transiterà dell'aria decisamente più fresca ed avremo un crollo delle temperature nord, poi centro, sud tra domenica e lunedì. Sabato, attenzione, con dell'instabilità, rovesci di piogge temporali soprattutto sul Triveneto. E comparirà la prima neve sui rilievi, probabilmente non solo alpini, localmente anche appenninici, ovviamente a quote elevate. Poi pian pianino tenderà a migliorare sulle regioni settentrionali, ancora residue instabilità al centro e al sud, ma comunque le temperature si riporteranno su valori decisamente autunnali su tutta la penisola italiana. E quindi avremo una seconda parte di settembre più autunnale dopo la fase estiva, ma attenzione, negli ultimi giorni del mese di nuovo una fase un po' più calda, senza eccessi, ma la pressione tornerà ad aumentare, di nuovo temperature in aumento e fase caldina, senza eccessi però. Mi fermo qui, cari amici, buon proseguimento, arrivederci.